Ok ragazzuoli, bella a tutti, siamo di nuovo qui per parlare della tragica e sciagurata serie di eventi che circondano Fallout 76, perché non è finita qua, dici, è uscito dal 2018, basta, si sarà fermata, no, le sciagure continuano. Sembrano le sette piaghe d'Egitto, non lo so, raga, non si finisce più. Comunque, a quanto pare, l'ultimo avvenimento è che 20.000 elmi di Fallout 76 si sono ammuffiti. Ma cazzo è possibile? Non lo so, come si fanno a ammuffi gli elmi? Boh, non riesco a capirla manco sta cosa. Tipo una forma di parmigiano, dici, Todd, ci hai provato a grattare la parte sopra, magari dentro è buono ancora, non lo so. Comunque consiglio anche a Todd Howard e altri della Bethesda, magari fa nel prossimo maggio un viaggio a Medjugorje insieme a Paolo Brosio, che magari, non lo so, aiuta. Comunque, facciamo un po' di chiarezza. Sembrerebbe che praticamente 20.000 elmi venduti da GameStop siano stati dichiarati pericolo di morte, certi muffa mortale, certe testate giornalistiche hanno scritto, addirittura una cosa molto pericolosa. Però sembra che per fortuna questo problema sia legato, anzi questa cosa ha pure un po' incasinato tutti, perché tutti sono andati in paranoia, muffe mortali, moriremo tutti. E invece sembra che sia legato soltanto alla versione Nuka-Cola, alla versione della collezione Nuka-Cola venduto in America. Anzi, tutte le versioni sono proprio fatte non da Bethesda, ma sono state create da Chronicle Collectibles, che a quanto pare non si sa bene che cosa abbia fatto, ma soltanto nella versione interna della fodera della versione Nuka-Cola si è presentato questo problema, che andando a vedere, non so, forse l'hanno mantenuto in qualche posto umido. Comunque sembra che all'interno in qualcuno sia cresciuta una specie di muffa mortale, che poi mi ricorda anche un po' il Volt 22 con le spore che ti trasformavano in portatore di spore, cioè nel senso, forse c'è qualche collegamento a questo punto, mi ha da pensare, non lo so. Comunque, a parte le cazzate, sembra che per fortuna stiano restituendo, potrebbe anche essere legato a come li ha tenuti GameStop, perché comunque soltanto la versione venduta da GameStop ha avuto questo problema, quindi in teoria alla fine, poracci, quelli e Bethesda l'hanno comprati da altre persone, l'hanno messi in vendita da GameStop, non è che ci abbiano grandi colpe, anche perché Chronicle Collectibles a quanto pare sia uno dei migliori venditori per quanto riguarda le cose collezionabili, quindi non è che siano, insomma, l'ultimi arrivati, è gente abbastanza seria. Comunque, ahimè, è successa sta cosa. Però stanno restituendo i soldi e per fortuna non si è fatto male nessuno. Comunque, passando ad altro, parliamo delle novità, quelle che tutte vogliamo sapere, fondamentalmente. Quando arriveranno sti cazzo di NPC? Sembrerebbe a novembre, quindi è molto vicino. Ma un'altra cosa di cui voglio parlare, perché molti dicono pure, Ben Hunter Joker morto, ormai è tardi. A quanto pare, ragazzi, sentite qua, c'è un gruppo, i Fallout 50, e questi giocatori che sono famosi proprio per creare contenuti da gioco di ruolo, un po' come aveva detto Todd Howard, il gioco è quello che è, ha i suoi problemi, ma lo risistemeremo e voi siete dei grandi giocatori e lo giocherete come un gioco di ruolo, interpretando i vostri personaggi, ricostruendo la palagia e aiutando gli altri giocatori che arriveranno. È un po' quello che stanno facendo loro, cioè stanno facendo proprio la parte dei soccorritori. Infatti nella modalità sopravvivenza è un tripudio di sangue dove se metti piede fuori ti smembrano e ti fanno fare una bruttissima fine. Hanno deciso di andare a difendere proprio quei giocatori che da soli si ritrovano attaccati da tutti. E infatti esistono proprio dei gruppi di predoni, un po' che si organizzano su Reddit, un po' nei vari social, che vanno proprio a infastidire. Uno di questi gruppi si chiamano gli avvoltoi, che poi fondamentalmente sono dei bambini a 12 anni. Noi siamo gli avvoltoi. Fondamentalmente è così. Comunque hanno catturato il capo di questi avvoltoi e a quanto pare hanno deciso di non ucciderlo. Che poi non ho capito bene, perché quello basta che slogga. Boh, vabbè. Comunque l'hanno bloccato da qualche parte o in una grotta, perché da quanto ho capito si sono incontrati per combattersi proprio in una grotta. E sono riusciti a catturarlo e ora vogliono costruire un mega... Sono dei grandi, raga. Vogliono costruire un mega palazzo di giustizia per processarlo proprio davanti a tutti. Cioè 24 persone, che sono quelli che ci stanno nel server. Quindi quelli lì e chi magari guarderà lo streaming online. E hanno proprio chiesto anche di contattarli chiunque avesse prove su questo gruppo, cioè gli avvoltoi. Questo succede in America, anche noi nel nostro gruppo Telegram abbiamo organizzato taglie, abbiamo un gruppo dove si vendono oggetti e molte persone hanno detto, oh, io non vendo oggetti, te do 5.000 tappi a chi mi porta le prove che ha ammazzato questo.
E devo dire che ci sono stati acquisti, vendite, quindi ha funzionato la cosa. E è stata una cosa che è nata per la rabbia di vari giocatori, perché erano stati infastiditi e hanno proposto di fare sta cosa. Io, sai che non mi so opposto, mi è piaciuta. Quindi è andata avanti da sé, non l'ho decisa io, hanno fatto tutto da solo gli stessi utenti. E quindi vabbè, la cosa ci è piaciuta e è andata avanti così. Trovate il gruppo Telegram linkato in descrizione. E niente, questi sono dei grandi secondo me, ragazzi, quindi ve li linko in descrizione e vi aggiornerò su come andrà questo processo. E vi ricordo che nel gruppo Telegram, infatti, potrete anche, se avete problemi con altri giocatori, chiedere l'aiuto di vari pazzi omicide che lo attaccheranno in 10, quindi non vi preoccupate, e verrà distrutto male, quindi venite e pagate i vostri tappi, verranno ben spesi però, ragazzi. Un'altra grande notizia è che è previsto per il 2020 finalmente un public test server che servirà per testare i nuovi contenuti, quindi se ci saranno contenuti nuovi verranno aggiunti prima lì per testarli e vedere come funzionano. Stanno aspettando che funzioni tutto bene per poter passare a creare un nuovo server dove testare cose nuove, quindi potremmo magari andare anche noi a studiare come quali saranno i contenuti in arrivo, tra cui hanno detto le prime cose che vorranno aggiungere sarà che, a parte contenuti, ma proprio sistemare problemi del gioco, è che quando vieni kickato da un server non ha la possibilità di ritornare lì dove eri, quindi magari se c'è stato un crash poter rientrare e finire la missione è una delle cose più importanti, perché fino adesso che io vengo kickato mi dà fastidio, ma se avessi la possibilità di ricontinuare la missione che ho iniziato sarebbe molto tranquilla. Il problema è che spesso ti ritrovi che vieni kickato a fine missione e devi ricominciarla da capo, se è una missione, un evento pubblico. Altra cosa che vogliono aggiungere sono una chat per la versione PC, che a me non fa impazzire, mi ricorda il classico MMO tipo Madden 2, quindi non è che ce l'ho tanto il bisogno, però potrebbe essere utile per organizzarsi nei server con le persone. Hanno detto anche che c'è troppo tempo tra un evento e l'altro, quindi diminuiranno il tempo di ricarica di un evento nella mappa. Infatti il gioco dicono che non si gioca più nessuno, però tutte le volte che entri nei server, nelle mappe, tutti gli eventi sono stati fatti. Cioè, saranno 3 giocatori ma fanno tutto. Tipo, di recente è stata aggiunta la possibilità, è passata un po' in sordina, di mettere un Protectron nel nostro camp che cercherà risorse. Non è niente di assurdo, c'è questo Protectron che gira per il camp. Però diciamo che dà la possibilità, spero che in futuro implichi che potremo magari mettere altri tipi di robot, tipo un Assaltron, o magari la possibilità come in Fallout 4 di creare il nostro robot personalizzato che ci difenda il camp o che magari ci segua. Potrebbe essere un'idea per i DLC futuri, come potrebbe essere magari una delle cose che verranno testate proprio nel nuovo server privato. Comunque su Westerland abbiamo detto tutto e trovate il link qui in alto a destra se volete andarvi a vedere un attimo come sarà gestito questo enorme DLC in arrivo. Comunque ci saranno un sacco di nuovi contenuti, tra cui la gestione di NPC, piccole città, la ricostruzione, l'attacco di un mega tesoro che dovremo conquistare, che starà nell'Appalachia. Un tesoro che ci dovremo litigare tra i predoni e i sopravvissuti. Quindi questi sono i contenuti che arriveranno prima del public test server, quindi immaginatevi su questo server quante cose si potranno aggiungere. Speriamo che si sbrigano, perché stiamo tutti fremendo per vedere questi cavolo di NPC. Volevo ringraziare tutti i bitter di questo mese e anche del mese scorso, perché non ho fatto in tempo a ringraziarli. Vi li trovate linkate qui, regà, siete dei grandi, non soltanto i primi tre, cioè i primi tre soprattutto, ma tutti quelli che comunque danno un piccolo supporto, perché davvero voi dici ormai tutti mi scrivete su YouTube che da quando sei su Twitch fai molti meno video, è perché si guadagna il quintuplo. Ma uno poi dice vabbè, allora fai tutto solo per i soldi. Ah regà, ma che c'è da 12 anni, regà? Ma che pensate, che uno che fa le cose per i soldi è una persona cattiva? Cioè il mondo che funziona così. Non è che sono io una persona che neanche ci tiene tanto i soldi, ma è il minimo di sussistenza. Cioè io da YouTube guadagno 8 euro al mese. Cioè, ma una certa, uno per quanto si fa impegnare, poi i video mia li faccio con molto editing, quindi mi richiede una cifra di tempo. Cioè, nel senso, è una cosa abbastanza logica. Se guadagno il triplo, lavoro la metà, il tempo è quello che è, preferisco impegnarmi su quello che mi porta più guadagno, cioè pure più contatto, perché riusciamo a parlare. Ormai fra molti di voi si è creata pure una situazione d'amicizia, perché è piacevole. Io quando mi metto a giocare un gioco, comunque so che pure se il gioco è single player, me posso fare una chiacchiera con voi. C'è chi mi racconta come è andato l'università, chi ha fatto tantissime cose diverse, raga, ma non mi voglio dilungare a spiegare per ogni persona, ma ognuno c'ha qualcosa da raccontare, io c'ho da raccontare, chiacchieriamo, e è molto meglio alla fine di YouTube, è più diretto.
fa le live su YouTube, il guadagno è minimo, le sub, YouTube si ruba la maggior parte dei soldi, quindi ne vedo proprio, mi dispiace pure che voi spendete dei soldi su YouTube e se li ciuccia tutti lui, quindi perché farvi li spendere, passate su Twitch. Comunque ragazzi, siamo quasi 20.000 su YouTube, non ci posso credere di essere arrivata a una cifra così alta, quindi vi ringrazio a tutti del sostegno. Siamo in live adesso su Twitch, su Destiny 2 Shadow of Keep, lo proviamo in anteprima, quindi siamo in live proprio in questo momento, appena il video viene caricato noi saremo già in live. Se vi va passate il link in descrizione e magari fate pure follower. E dai ragazzi, grazie a tutti, grazie al sostegno e ci vediamo alla prossima. Ciao belle!